difficili, quelli delle ultime pagine. La mia mamma faceva quelli di mezzo, che erano più facili, però lei li faceva guardando la televisione la sera, perché era multitasking, come sono spesso le mamme. I miei fratelli facevano i rebus, scopri le differenze, i cerchi concentrici, i percorsi. Io chiedevo che mi lasciassero fare quello dei puntini, quello aspettava me, potevo fare tutto tranne quello dei puntini, era una sicurezza. E ogni giorno, ogni settimana lo facevano, uscivano delle figure, non so, una giraffa, oppure una volta mi ricordo un surfista sulle onde, un'altra volta una coppia che ballava il tango. E la vita scorreva così tutte le settimane. Io ero un bambino a Roma, erano gli anni 70, poi li chiamarono gli anni di più. Ma io univo i puntini e usciva fuori un razzo intergalattico lanciato verso il futuro. Il mio futuro erano gli anni 80. Negli anni 80 mi innamorai della musica. L'Italia vinse la Coppa del Mondo in Spagna, erano un giorno di festa. C'era allegria, erano anni belli. Andai a Milano a lavorare alla TV, Claudio Cecchetto mi prese alla RAG, alla Radio DJ, alla TG Television, cominciai a fare i dischi, la vita continuava a scorrere, andava avanti. Io tanto avevo smesso di unire i puntini dall'1 al 67, ma avevo le mie regole, partivo da un numero a caso e cercavo di comporre una figura, non so, 33, 7, 21, e vedevo se riuscivo a far venire fuori qualcosa di sensato. Di solito usciva una cosa facile, un fiore. E cominciai ad accettare il fatto che per comporre delle figure sensate, magari anche complesse, qualche puntino dovesse per forza rimanere fuori dal disegno. E lo guardavo, rimanevo lì e mi dispiaceva vedere il 59, il 70, rimanere fuori. A volte rimaneva un solo puntino. E intanto passava il tempo e arrivarono gli anni 90. C'era un sacco di musica in giro, inventarono internet, la rete. E proprio su internet un giorno vidi un discorso di Steve Jobs ai studenti dell'università. Lui diceva: volete un consiglio da me, ragazzi? Unite i puntini, connect the dots. E io dissi: ma pensa te, Steve, proprio quello che ho sempre fatto io da bambino. Il giochino che facevo. E riflettevo sul fatto che le generazioni precedenti alla mia, alla nostra, nascevano nella vita in fondo. Era più semplice perché i puntini erano tutti allineati, ognuno sapeva quello che doveva fare, erano delle strade con dei lampioni, al massimo qualche curva. Ora non è più così. Noi abbiamo a che fare con costellazioni di puntini e non c'è nessuno che ci dica dove sta l'1, dove sta il 2, dove sta il 3, dove sta il 67. Ce la dobbiamo cavare da soli. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché in serata come questa io smetto di unire i puntini e lascio che vengano fuori tutte le figure possibili senza neanche pensarci. Potrebbe essere una sirena, potrebbe essere una donna nuda, un granchio, un cavallo, una moto da cross, un passeggino, un'annunciazione, un computer acceso, un giradischi. Non è importante. È importante la costellazione, è importante anche a volte smettere di unire questi puntini e di guardarli così come sono. Perché le figure possibili sono veramente, sono infinite. E quando abbiamo una costellazione a disposizione, come quella di questa sera che io vedo davanti a me, è già di per sé una figura splendida, che ha un senso. Così come una costellazione, un universo, una notte piena di stelle, a colori, a giugno. Ogni stella una vita, ogni vita una storia, che non resterà fuori da nessun disegno, perché non c'è nessun disegno. Ci sono tutti i disegni possibili. E se unendo i puntini qualche volta viene fuori una figura che non vi piace, non vi preoccupate, perché le stelle rimarranno lì per sempre e potete ricominciare da capo e disegnare una cosa nuova, cercare una figura nuova tutti i giorni. Ogni notte.